a tutti, eccomi tornata con un nuovo video. Questo è un video shopping e appunto sono a Bergamo, come vedete dalla location, diversa dal solito, perché appunto ho preso un po' di cose che lascerò qui, quindi mi conveniva farlo qui invece che portare le cose su e poi riportarle qui. Di conseguenza, iniziamo subito e iniziamo con questo profumo qui, questo qua. Io normalmente non compro profumi, sappiatelo. Comunque, ho comprato questo profumo di Stradivarius perché sapete quando entrate da Stradivarius, da Terranova, da Abercrombie, da Deliwale, tutti hanno un po' un profumo simile. È questo qui. Ed è proprio quello il punto. Cioè, io quando compravo i vestiti, soprattutto da Stradivarius, c'era questo profumo buonissimo nell'aria, e proprio quando entrate nel negozio. È il numero 15, si chiama Our Essence e ha le note di bergamotto, lavanda e sandalo. Ha 50 ml di prodotto, è questo qui e io ve lo straconsiglio perché persiste tantissimo sui vestiti. Costa 7,95 euro, poco per un profumo che è così buono, così valido, e ha una nota, cioè Abercrombie ce l'ha più tendente al maschile, mentre questa qua più verso il femminile. Io lo spruzzo sui vestiti che indosso il giorno dopo. E durante la notte, vabbè, il profumo va un pochino via e il giorno dopo, secondo me, è perfetto l'intensità del profumo e vi dura tutto il giorno. Cioè, voi quando tornate la sera sentite ancora benissimo il profumo. Da Terranova invece ho comprato questa magliettina, questa maglia vestito che è appunto così. E se avete visto il mio video shopping da Arese, mi sembra, da Stradivarius ho preso una maglia molto simile, ha la manica a tre quarti e è bella lunga, a me arriva a metà coscia, la sto sfruttando davvero tanto e è molto molto comoda secondo me questo tipo di maglia vestito, ecco. Poi sono andata da Sephora e sapete che io non vado molto spesso da Sephora perché costa troppo, soprattutto in Italia. E allora mi hanno dato un campioncino di profumo da maschio che è Roberto Cavalli Uomo. Mi dispiace, io non sono un uomo, però non so cosa farmene. Non lo so, vedremo. Comunque sa proprio di uomo. Ecco, sapete, il tipico profumo da maschio è quello. Ne ho prese appunto, cioè comprate due maschere e ve ne danno una in regalo. Regalo tra molte virgolette. Io volevo prendere quelle per la faccia e il punto è che erano finite tutte. Tutte, non c'era più niente. E allora ho detto, vabbè, dai, le prendo lo stesso, tanto principalmente io volevo quelle per le mani e quelle per i piedi. Allora, questa qua per le mani è all'aloe vera e ha tipo, dietro spiega che ha tipo una sorta di coso in feltro che vi tiene appunto in modo tale che non esce il prodotto. E appunto quelle delle mani e quelle dei piedi erano le cose che mi interessavano di più, ecco, soprattutto quelle dei piedi. Questo qua invece è alla lavanda e non è come quelle coreane che ti sfogliano tutto il piede, questa qua è solo rigenerante, quindi va bene, rinfrescante. L'altra cosa che ho preso, dato che era quella tipo in regalo, c'erano quelle da notte, ma non ve le consiglio, non perché le ho provate, ma per il semplice motivo che c'è il dimeticone a valangate, quindi io le cose col dimeticone cercherei di evitare di spalmarmele sulla faccia. Quindi ho preso i patch da mettere qua sotto e questa qua è all'alga eye mask tonificante e detoxificante. Ecco, questa qua. Io se ci fosse stata una maschera proprio in tessuto avrei preso questa qui perché volevo provarla, perché è carina. Cioè, la cosa bella di queste cose è che hanno un packaging bellissimo, secondo me. Poi avevo bisogno di reggiseni. Allora, io non mi scandalizzo a far vedere i reggiseni. Le mutande un pochino di più sì, quindi le mutande non ve le faccio vedere. Però vi faccio vedere appunto i reggiseni. Ho preso quattro reggiseni proprio perché ne avevo bisogno, non avevo più reggiseni. Appunto, ve li faccio vedere se... Io non mi scandalizzo, ecco, anzi, molto spesso quando le vedo ad altri youtuber mi piace vederle perché dico, ah, che figo quello, ah, che bello l'altro. Vabbè, comunque. Allora, ne avevo bisogno di uno bianco. Questo qui era quello un po' più carino perché io, essendo molto bianca, non lo so, rifletteva, non mi stavano tanto bene. Di conseguenza, ho preso questo qui che era un pochino, boh, non so, mi piacevano queste cose qui che è appunto tutto trasparente a mo' di retina. E poi qui è tipo ricamato con, non lo so, una sorta di fiore. L'ho pagato 14,90 euro, mi sembra. Comunque la Tezzenis, io ho reggiseni di Tezzenis che non so più neanche quanti anni hanno, quindi diciamo che mi fido di Tezzenis.
Poi ho preso questo qui, che è molto molto bello questo, e mi ha colpito subito, ed è appunto nero, tra virgolette, ha questo pizzo nero, e però sotto di per sé sarebbe bordeaux. E qua appunto ha sempre questa sorta di trasparenza. Questo qua secondo me è molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo, e poi appunto con la mia carnagione ci sta bene, ecco. E questo qua diciamo è quello che ho preferito comprare. Questo qua ho speso 15,90 euro mi sembra. Poi ho preso un altro reggiseno che non avrei mai pensato di prendere, uno così grigio, cioè non ci davo un centesimo e invece l'ho provato così tanto per, e effettivamente è molto bello, tanto che appunto l'ho comprato. Vabbè, niente, qua è normale, mentre qui ha questo sorta di ricamo, soprattutto appunto perché sono chiara ed essendo chiara il bianco sbatte, il grigio un po' meno, quindi sta abbastanza bene. E poi ho preso questo qui, che era quello che ero più indecisa, però era anche il più bello di tutti, diciamo, perché è un po' diverso. L'ho pagato 15,90 mentre quello grigio 14,90. Questo qui è fatto in questo modo qui, quasi come se fosse una fascia. Non lo so, tiene su tutto, cioè anche se non ha, lui tiene su, ecco. E ha appunto questa parte qui enorme, tanto che ha quattro lacci. Questo era un po' diverso dal solito, con questa banda sopra e banda sotto in pizzo, dove sotto appunto c'è una trasparenza rosa cipria. Ed è davvero bello, l'unica cosa è che è appunto è fatto in questo modo qui, un po' a balconcino. La cosa che non mi convinceva era il fatto che qua arriva proprio a picchiarti qua sotto, quindi l'ho tenuto su per un po' l'incamerino e non sembrava darmi tanto fastidio, però ho paura che magari là con le ore possa darmi fastidio proprio perché è troppo alto. Vi farò sapere, vediamo un po', io spero vivamente. Diciamo che ho un po' azzardato a prendere questo reggiseno qui, però mi piaceva troppo, ecco. Ok, poi ho preso, vabbè, un tagliaunghie perché ne avevo bisogno, e ho preso l'EOS perché io avevo già un EOS, l'avevo preso in America, e l'EOS, ragazze, è il migliore di tutti, cioè non potete paragonare l'EOS a niente, è il miglior burro cacao di tutti i burro cacao che io ho provato. Questa volta l'ho preso al Nettare di Mora. Questo qua appunto ha un odore buonissimo secondo me, e è vegan, cioè la cosa più bio che ci sia, è più buona, tutto. Questo qua è il meglio di tutti. Io diciamo che non posso fare a meno dell'EOS dopo che ho provato la prima volta l'EOS. Quindi l'ho pagato un po', l'ho trovato all'Esselunga e avevo lo sconto perché avevo la carta Fidati, e l'ho pagato 6,44 euro, tanto troppo per un burro cacao. Io in America l'avevo pagato 3,99 dollari, che quando sono andata io erano più o meno 2,50 euro, più o meno, quindi poco, cioè, in confronto adesso a questo qui, ecco. Però sinceramente non potevo fare a meno del Deus. Un'altra cosa che ho comprato, questo qui ha un odore buonissimo, proprio buono, è la cosa che mi ha convinto. È molto, vedete, questo qua è il colore, e comunque ce n'è abbastanza, è 1,9 grammi di prodotto, l'inci è abbastanza buono. Questo qui è il colore, e vedete che comunque, cioè, se fate già due passate, il colore è abbastanza pieno, non è proprio un burro cacao. Lascia le labbra molto molto idratate, dura tanto. Io l'ho testato un paio di volte, cioè non l'ho usato tantissimo, l'ho usato un paio di volte, e sulle 3 ore dura tutto, anche bevendo e mangiando, quindi direi che per il momento io lo promuovo. Ci sono altri colori, io ho preso lo 07 Rock Your Lips, ed è appunto questo rosa chiaro, fucsia, tendente al fucsia, molto molto carino. Le ultime cose che vi faccio vedere sono dei mestoli. Sì, avevo bisogno di mestoli, questi qua in plastica, perché sapete che con le padelle, se usate quelli in ferro, possono scheggiarsi, e la sostanza di cui sono fatte le padelle fa male all'organismo, ecco. Quindi ho preso questi due. E niente, ragazzi, vi ho fatto vedere tutto, sì, e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!